Salve, sono Domenico Marino, uno dei consulenti della Viable, azienda che si occupa di system integration e che sta abbracciando seriamente il fenomeno della virtualizzazione, fenomeno che sta rivoluzionando il mondo dell'IT. Se date un'occhiata al nostro sito web potrete vedere che gestiamo fondamentalmente software e progetti di tipo open source, partendo da ILAFAX ed AVANFAX per la gestione centralizzata dei fax, Zimbra per la gestione della messaggistica aziendale, anche se dire questo di Zimbra è molto molto riduttivo. Zimbra è un vero e proprio fenomeno di work grouping aziendale, Asterisk per la gestione del VoIP, PeerSense per il controllo perimetrale dell'intera azienda, OTRS per la gestione dei ticket, per la gestione delle richieste di assistenza aziendale e soprattutto, non ultimo, Zabbix, che è usato per monitorare l'intera infrastruttura IT. Diamo molto peso all'open source, diamo molta importanza all'open source perché soprattutto in questo periodo storico può essere utilizzato ed usato per abbattere i costi dell'IT, non chiaramente rinunciando a stabilità e efficienza dell'IT stesso. È più facile muovere le idee che gli oggetti. Questa è la chiave dominante del progetto Viable, progetto che abbraccia caldamente la virtualizzazione e che cerca di dare un taglio netto ai costi dell'IT, mantenendone chiaramente l'efficienza e la stabilità, altro che dare il passaggio agli italiani. I vantaggi economici del nostro progetto sono indubbiamente evidenti. Più macchine virtuali condividono le stesse risorse. Questo significa che su uno stesso server potremo installare più sistemi operativi che non collideranno tra di loro. Server che in gergo viene chiamato ferro può essere acquistato da qualsiasi rivenditore di fiducia o leader nazionale, facendo anche riferimento a scontistiche particolari che ci sono in determinati momenti, o addirittura di seconda mano da eBay. Vedevo ultimamente che c'erano un sacco di offerte su eBay di server che potevano essere usati per l'installazione dei vari hypervisor, server che vengono rivenduti da aziende che per loro sono diventati piccoli a causa del loro carico di lavoro evoluto, ma che per noi, aziende piccole, possono essere utilissimi per lo svolgimento del nostro carico di lavoro. O addirittura potremo riutilizzare il nostro server aziendale virtualizzandone chiaramente tutti i servizi che fino a poco tempo prima li avevamo su macchina reale. Le appliance virtuali progettate dalla Viable non necessitano di hardware particolarmente complesso perché fondamentalmente sono basate su Linux che è un sistema operativo non esoso di risorse hardware, quindi la vita dell'amministratore IT verrà ulteriormente semplificata, soprattutto come ho detto precedentemente nei contesti di piccole aziende. E quindi i tempi di manutenzione dello stesso server, i tempi di installazione delle appliance virtuali vengono ulteriormente ridotti. Non dimentichiamoci che le appliance virtuali non sono altro che file, quindi se si creano delle procedure adeguate di backup, si possono tranquillamente ripristinare tutti i servizi dell'azienda in seguito ad errori o fault di varia natura. Facendo riferimento a quanto detto prima, possiamo, grazie ad un esempio molto molto semplice da comprendere, considerare uno dei tanti benefici che la virtualizzazione propone. Prendiamo in esame un'azienda che ha 5 dipendenti, un numero abbastanza esiguo, quindi un'azienda piccolissima, e che decide di acquistare un HP Micro Server per garantire chiaramente i servizi all'interno dell'azienda, questi 5 dipendenti. Microserver di cui noi abbiamo parlato nel nostro blog e che opportunatamente è carrozzato, e che quando dico carrozzato intendo dire aggiunta di ulteriori dischi per far sì che l'hypervisor conosca un RAID di tipo 1, aggiunta di RAM per un totale di 8 GB di RAM e soprattutto aggiunta di un'ulteriore scheda di rete per poter essere usato, come vedremo poi successivamente, anche per l'installazione di un firewall che gestisca il perimetro aziendale. Ritornando a questa azienda, nel caso in cui l'azienda poi dovesse crescere, dovrebbe aver bisogno chiaramente di un ulteriore server e quindi acquistare un ulteriore server, non legato ad HP ma a uno di qualsiasi brand a livello mondiale, e chiaramente dovrebbe spostare tutti i servizi presenti all'interno del microserver, all'interno chiaramente del nuovo server. Quindi la virtualizzazione cosa produce? La virtualizzazione produce un passaggio delle VM dal server del microserver al server nuovo, quindi abbattendo notevolmente i tempi che si sarebbero persi con, diciamo, l'installazione di un sistema operativo,
l'installazione dei servizi e il trasferimento dei dati dal server microserver al server nuovo, andando a migliorare notevolmente la business continuity aziendale. Il progetto BIAP offre appliance virtuali affidabili, frutto di anni di esperienza di progettazione e di modifica, che sono state usate e installate all'interno di aziende reali, con esigenze chiaramente reali e non proof of concept. Il know-how e la consulenza necessaria per rendere operativa e produttiva la propria appliance virtuale. Questo know-how e consulenza viene fornito attraverso i canali più disparati, dalla semplice mail che il nostro reparto tecnico risponderà, o al telefono, o addirittura ai video tutorial presenti all'interno del nostro canale YouTube, che continueremo chiaramente a produrre e a progettare in base alle richieste dei nostri clienti, al nostro blog presente sul sito web, dove potrete trovare anche lo sviluppo del progetto relativo all'HP Microserver e alla manualistica varia presente nel nostro sito web. L'altra cosa importante del progetto BIAP è che l'amministratore di sistema può chiaramente, acquistando l'appliance virtuale, prima produrla all'interno di un sistema di test. Che cosa significa? Lui può prima testarla, vedere se risponde alle reali esigenze e necessità dell'azienda, e solo dopo che è sicuro può portarla chiaramente nel contesto di produttività aziendale. Questo è un enorme beneficio, perché solo dopo che è sicuro al 100% può farla diventare realmente operativa. L'ultima cosa, che è la cosa più importante del progetto BIAP, è che l'appliance virtuale viene creata ad hoc, viene cucita addosso sul cliente, a misura del cliente. Perché in seguito ai dati che il cliente fornirà ai tecnici della Vievol verrà creata l'appliance virtuale, che successivamente verrà inviata al cliente sotto forma di link da poter utilizzare per il download della stessa. Solo in questo momento che il cliente ha ottenuto l'appliance virtuale sotto forma di file può effettuare il deploy e la macchina è subito operativa. Con questo potremo coniare un nuovo termine, non so se esista, come plug and deploy. Velocemente, la ottieni, la installa all'interno dell'hypervisor e diventa subito operativa senza effettuare alcuna modifica a livello di sistema. Arrivederci alla prossima e date un'occhiata al nostro sito web.